Dunque Fabriano vince a Faenza 67-61. Edoardo Tiberti, dispiace perché alla fine l'avevate quasi riaperta. Sì, abbiamo fatto una buona prova secondo me, siamo riusciti a limitare i loro punti forti, poi è una squadra esperta, costruita per vincere, quindi ci sta magari non riuscire ad acchiapparli fino in fondo. Bisogna lavorare con la testa e nulla, rimanere lì. Cosa è successo in quel terzo quarto, nei primi minuti? Ma non ti so dire onestamente, siamo partiti un po' così, qualche fischio arbitrale che magari ci ha innervosito e nulla, abbiamo avuto Simon con problemi di falli, anch'io, anche Sgobba alla fine del secondo, quindi magari eravamo un po' più restii nel dare tutto e nulla, però alla fine siamo comunque riusciti a riprenderli, loro sono un'ottima squadra, c'è poco da dire. A livello di prestazione però avete dato una bella prova di continuità dopo Rimini, diciamo che il periodo, chiamiamolo così, buio è alle spalle. Ma non cantiamo vittorie troppo presto, cioè abbiamo vinto a Rimini e questa l'abbiamo persa, non è che siamo 8 vittorie di fila, quindi dobbiamo cercare di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare. Adesso ancora qua domenica prossima con Senigallia. Sì, è un'altra partita importante perché due punti bisogna acchiapparli in qualche modo. E nulla, da martedì si riparte ad allenarsi duro e vediamo come andrà. Grazie Edoardo, ti lasciamo andare negli spogliatoi. Dunque vi ricordo 67-61 per Fabriano, come vi ricordo domenica prossima ancora qui al Palacattani per la partita contro Senigallia, e vi ricordo www.radisolaris.it, scusate, e Radisolaris Faenza, pagina Facebook, Instagram, tutto quanto per seguire sempre la squadra, sempre forza Recchico, ci vediamo qui settimana prossima.